Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. Dagli anni 76, inizia la sua carriera in diverse radio private, tra cui Radio Babboleo di Genova, e nel 78 passa a Teleradio Città. Nel 79 è a Radio Monte Carlo, seguita l'anno successivo da Tele Monte Carlo. Nel mondo della TV, affronta con un programma per bambini la sua prima trasmissione televisiva e ottiene successo come conduttore delle reti Fininvest. Tra i programmi da lui presentati, ci sono Mamma non mama, dall'83 all'85, Il gioco delle coppie, dall'85, Passiamo la notte insieme, nell'88 e Una rotonda sul mare, l'estate successiva. Dopo un periodo di assenza, torna in TV partecipando all'Isola dei Famosi 2023, ma l'esperienza viene interrotta da un malore. A 72 anni, Predolin dichiara che avrebbe dovuto partecipare 10 anni fa per godersi appieno l'isola. Oggi si sente realizzato come ristoratore e critica la TV di oggi, fatta di aggressioni verbali e polemiche. L'Isola dei Famosi è stata la sua ultima esperienza televisiva, poiché le telecamere gli provocano una tensione con cui non vuole più confrontarsi. La scelta di Predolin sembra categorica e il pubblico gli mostra sostegno durante questa fase.